tutti, bentornati su StarCraft 2. Sono sul deserto di Aquilon oggi a presentarvi una partita di Nichissimo, che è la sua prima volta su questo canale. Terra contro Terran contro Marco Push. Ora non ho idea di che tipo di che partita sia questa, che se sia una custom giocata con un amico, o seppure si parla di una partita personalizzata dove un altro utente di StarCraft 2 ha deciso di generare una partita creata da Nichissimo. Ecco, quindi non so, ecco, se i due sono vicini come livello di skill oppure no. Ciò detto, io mi permetto di andare un po' avanti. Comunque sia, farò un'analisi di questo replay, ma è un replay abbastanza lungo, quindi andare a velocità ridotta sarebbe, insomma, abbastanza complicato, insomma, a velocità normale. Detto questo, mi sorprendo anche, tra l'altro, a vedere la lunghezza di questo replay, perché questa è una mappa dove solitamente si fanno degli attacchi molto veloci fin dai primi minuti, proprio perché è una mappa con due sole posizioni, un tempo per arrivare da una base all'altra ridotto e una terza che non sempre è una terza facilmente difendibile, cioè questa, ma una quarta invece molto meno difendibile che quest'altra. Ad esempio, già con dei tank su quest'altura riuscire ad attaccare questa base sarebbe molto semplice. Allora, Nichissimo sceglie per adesso una partenza di Marine con Rax, però fa un gas a 13, un gas a 13 che però non viene sfruttato. Qua siamo già davanti al primo errore della partita, perché molto semplicemente non ha senso fare un gas così presto se poi le risorse non vengono sfruttate. Un gas lo si fa se si pensa di utilizzare il gas, insomma, appena diciamo la struttura che ci serve diciamo, appena si è accumulata abbastanza risorse per avere appunto la struttura che ci serve. In questo caso viene fatta uno scudo, due racks aggiuntive, una fabbrica, un altro gas. Sì, allora diciamo che qua si può già iniziare a dare qualche consiglio, ce ne sarebbero effettivamente tanti. E va bene, l'idea di fondo è che comunque sia diciamo Nichissimo ha visto poche partite di professionisti, o quantomeno si è segnato poche build order. Su questo canale ce ne sono diverse, tra l'altro, di build order. Build order, insomma, ci sono diverse partite di professionisti da cui si possono ricavare delle build order. Le build order sono, diciamo, tutte quelle sequenze di azioni che servono per costruire in un modo ottimale e quindi impostare un gioco abbastanza, un gioco buono. Ecco, per fare un esempio, anche qui, insomma, si vengono fatte tantissime cose, come ad esempio questa fabbrica che sta ferma un minuto senza costruire. Ecco, l'importante, e questo è talmente importante che lo ripeto ogni volta, tutto quello che si fa va fatto con una funzione. Se si fa una cosa e poi non serve nell'immediato, specialmente nell'early game, allora non vale la pena farlo. Contro Terran si hanno due scelte: o impostare una partita macro-oriented, quindi magari espandersi subito e poi difendersi meglio che si può utilizzando dei bunker, magari con dei marine o pochi tank, oppure si fa una partenza aggressiva, gas a 12 o 13, secondo gas a 20, ad esempio fare delle banshee che con l'invisibilità arrivano nella base dell'avversario a 7 minuti e mezzo. Per adesso diciamo che, ecco, si capisce che c'è ancora molto da imparare. Tra l'altro, vediamo un po' il numero di SCV, tra l'altro non è proprio bassissimo fatto una base, però diciamo che un numero basso di SCV può essere, diciamo, passabile qualora comunque si giochi in attacco, cioè si costringa l'avversario a mantenere a sua volta basso il numero di worker. Quando, ecco, da una parte e dall'altra non c'è la volontà di attaccarsi, tenere basso il numero di SCV non è giustificabile. Quindi mi raccomando, anche lì, calcolate che a monobase, se non si smette mai di produrre SCV, credo che si possano avere 30 SCV a 7 minuti o 7 minuti e mezzo, una cosa del genere, quindi anche questo è molto importante. Per quanto riguarda l'energia dei centri di comando è bassa, quindi vuol dire che i muli vengono lanciati, vengono imparati gli upgrade per quanto riguarda la fanteria. Va bene.
E niente, per adesso insomma i due giocatori si stanno praticamente difendendo e stanno passando le unità. Ora anche questa, lo ripeto, a volte si ha la percezione sbagliata di dire rimango in base e ammasso una grossa quantità di unità per andare ad attaccare l'avversario. Ora, bisogna partire dal presupposto che se siamo bravi noi a ammassare unità, è bravo anche l'avversario a ammassare unità. Quindi quando noi ne avremo 150, l'avversario ne avrà 150. Quando noi ne avremo 200, l'avversario ne avrà 200. Partendo da questo presupposto, soprattutto nei mirror, dove le meccaniche sono molto simili, conviene attaccare fin da subito. Perché se si hanno, faccio un esempio, 50 psi, di cui 20 di armata, allora molto probabilmente anche l'avversario avrà quei 20 psi di armata. Micrare bene le proprie unità o magari avere un'ottima posizione può ottimizzare diciamo gli ingaggi e quindi portare sicuramente la partita a pendere a favore appunto di chi in quel caso è aggressivo e ha la micro comunque sia migliore. Quindi ecco, partire dal presupposto che bisogna massare unità senza vedere l'avversario per 16 minuti è un concetto assolutamente sbagliato in un gioco dove l'iniziativa regna sovrana. L'iniziativa vuol dire mettere l'avversario in una condizione di seguire, riuscire ad impostare un gioco e poter di volta in volta sfruttare i vari timing e diciamo le unità che un determinato metagame ci offre. In questo caso si è scelto un metagame molto standard, cioè quello basato su una triple M più tank. In linea di massima contro Terran i Marauder non servono granché, servono raramente quando magari dall'altra parte ci sono tanti, tanti tank, in questo caso è preferibile fare solo Marine e magari due fabbriche che producono continuamente tank. Questo sarebbe sicuramente una scelta più appropriata, questo perché i Marauder hanno basso DPS e sono molto deboli contro i Marine. D'altro canto, i Marine, se splittati a dovere con tante medivac a supporto, possono reggere l'urto anche dei tank. Le unità, siamo 46 CV, anche questo è un numero molto basso, perché siamo a 20 minuti, quindi anche qua molta più attenzione per quanto riguarda la costruzione di SCV, un po' di attenzione ad esempio nel distruggere questa roccia e poi successivamente distruggere quest'altra, in modo tale da poter eventualmente andare a difendere questa base o portare SCV in questa base molto più velocemente, semplicemente distruggendo qua. Qua ritorniamo a velocità normale. Ok, allora, vediamo un po', sì, diciamo che in massima l'idea è proprio questa, qua c'è questo ammasso enorme di unità e sarà difficile, poi vediamo un po' che cosa ha dall'altra parte, fortunatamente non ha molti tank l'avversario, quindi c'è una possibilità tipo di ingaggiare senza troppi pensieri, se ci fossero stati dei tank sarebbe stato estremamente complicato. Tra l'altro il TVT forse non è il mio mashup, forse è uno dei miei mashup migliori, ma non il preferito perché spesso e volentieri dall'altra parte trovo delle meccate dure, di quelle che ti fanno perdere 30 minuti e non è particolarmente piacevole. Mech, che ultimamente mi capita spesso di usare anche contro Zerg. Qua devo dire di stare qua, ad esempio, prima di ingaggiare la cosa base è fare una scan. E anche qui diciamo si è aspettato tantissimo, anche questo è un concetto assolutamente sbagliato. Diciamo c'è stato tantissimo tempo per massare questo esercito e poi quando finalmente si va ad attaccare si attacca nel peggior modo possibile, cioè sotto un'altura, sotto una rampa con l'avversario in posizione sopraelevata, che è proprio l'ABC. Quindi mi raccomando anche da questo punto di vista attenzione, soprattutto quando poi si passano 22 minuti di game, bisogna sempre ricercare l'ingaggio migliore. Quindi molta più attenzione nella fase di ingaggio, partendo dal presupposto che insomma sia una parte estremamente importante. Qua diciamo credo che sia bastato un drop di Marine. Mentre si parlava, sì, è stato distrutto il centro di comando orbitale. Non pensavo che sarebbe riuscito a distruggerlo. Semplicemente in quelle situazioni si prendono unità. Tra l'altro 8 marine, sono pochissimi. Sono
Sono pochissimi, poi devo andare a 20 minuti per vedere quello che è successo esattamente. Vabbè, in quei casi un drop non, diciamo, non danneggia la partita, semplicemente gli spostano SCV, si massa un quantitativo di Marine che magari arriva a 10 e poi utilizzando un po' di SCV a tankare si attacca, dando a Marine la priorità di attaccare la Medivac, semplicemente. Va bene, qua si arriva un po' avanti, perché anche questo è un momento abbastanza tranquillo della partita. Le unità sono tante a questo punto, 40 SCV per l'avversario sono un bel po' contro i soli 14 di Nichissimo. Ottimo, comunque si ha l'idea di finalmente arrivare ad avere il 3-3. Ci sono delle partite in cui il 3-3 non viene mai imparato, comunque sia il fatto che venga imparato a 24 minuti, 25 minuti, quello che è, insomma, va bene. Allora, qua si ricontinua ad ammassare una grossissima quantità di fanteria. Questo perché comunque sia c'era stato un bel banca alle spalle precedentemente. Questo è un esercito che si può battere utilizzando lo steampack anche senza medivac. Fino a questo è stato un bel ingaggio perché d'altra parte non c'è stata da parte dell'avversario un'ottima posizione, non c'era un'unità per demassificare, poi insomma nel terra contro terra l'unica unità che demassifica è il tank, eventualmente il Raven, ma il Raven comunque lascia molto spazio alla micro avversaria, quindi ecco, ottimo direi. Si può fare un ottimo ingaggio qua, basta premere, ecco, A clic sul terreno. L'ingaggio è buono, cadono diciamo praticamente quasi tutte le unità. Potrebbe cadere anche questo centro di comando, vediamo un po'. Cade infatti il centro di comando, ottimo. Quindi diciamo Nichissimo riesce a pareggiare i conti con quello che era successo precedentemente. Tra l'altro vedo anche che ci sono un bel po' di gruppi di controllo. Quindi dal punto di vista comunque sia della gestione dovrebbe essere buona l'impostazione del gioco. Ci sono 54 PM di media che va bene, non sono così bassi per avere un multitasking comunque sia poi incentrato un po' di più sulla macro, si può assolutamente, insomma, è assolutamente accettabile come valore. Va bene. E vediamo un po'. Sto andando avanti come sempre per vedere quello che succede nel replay, poi diciamo a fine partita casomai riguarderò alcuni punti e farò il punto della situazione per dare dei consigli il più specifici possibili a Nichissimo per migliorare velocemente. Consigli che insomma spero potranno aiutarlo a salire di lega quando vorrà fare il suo piazzamento. Sicuramente StarCraft 2 è un gioco molto bello, ma anche molto competitivo, quindi nel momento in cui si va in ladder bisogna andarci, insomma, con l'idea di con l'idea di mettersi in gioco. Qua ci sarebbe molto bene una scan, perché insomma le Banshee hanno un DPS veramente spropositato, anche se non sembra. Cadono molto velocemente contro Marine, ma hanno un DPS spropositato. In questo caso basta, niente, hanno vinto le Banshee praticamente. Un gran peccato. Qua vengono lanciati dei muli. Non capisco perché. Va bene. Pazienza. Qua ci sono delle torri. No, non ci sono delle torri. Questo è male, perché senza torri possono. Ecco qua, finalmente bene, questa è una torre. Ottimo. A proposito, questo qui è un notizia lampo. Le torri si costruiscono sempre e comunque, eh. Contro Terran, contro Protoss, contro Zerg, quando siete nel late game non sai mai cosa ti può arrivare, una torre ci sta bene. Contro Zerg e Mutalisk, contro Terran, eventualmente anche un drop di Medivac, quantomeno costringete una Medivac a non avvicinarsi troppo alla Mineral Line. Quindi le torri vanno bene sempre, poi contro Protoss, dagli oracoli, ADT, insomma, qualsiasi cosa. Altra cosa, metterei una PF nelle zone lontane, cioè una fortezza planetaria nelle zone un po' più lontane. Perché difendere questa eventualmente è semplice, difendere quest'altra con un buon posizionamento può andare, perché comunque sì, le unità possono arrivare molto velocemente qui, salvo ecco, poi ecco delle infilate particolari
di te anche in questa posizione sono imputabili ad un errore di map control, tipo ad esempio non tenere questa torre Xel'Naga, oppure diciamo avere un'idea parziale che l'avversario sta arrivando. Però ecco, quando ci spostiamo così tanto serve una PF, una planetari, perché arrivare con i marine a difendersi sarebbe troppo laborioso. Qua basterebbe un drop di 8 marine per ripulire questa mineral line, a tempo di record, ed eventualmente anche distruggere questo centro di comando orbitale. La partita continua, in questo momento è leggermente avvantaggiato Marco Push, che ha 30 psi di vantaggio, con un'armata che sulla carta è notevolmente più forte di quella di Nichissimo, perché comunque sia il gas investito e i minerali investiti sono molto di più. Praticamente si parla del doppio. Va bene. Arriva qua un piccolo attacco. Tra l'altro questa base è praticamente vuota a causa di quelle Banshee. Non pensavo che quattro Banshee potessero mettere in crisi Nichissima a questo punto della partita, eh? Sarò sincero. Mi aspettavo che fossero uccisi più facilmente da questi marine, o forse non aveva le scan in quel momento, no? Non saprei. Va bene, attualmente comunque la scan c'è, ce n'è una qui pronta e ce n'è un'altra qui pronta, quindi basta giusto, ecco, in questi casi si lifta il centro di comando, alzalo, bravissimo, ok, ci è mancato poco, perché insomma poi le Banshee in questo caso 3-3 sono veramente tantissime, hanno un DPS spropositato, guardate qua, sono 15 moltiplicato per 2 sono 30 danni, ognuno 0,25 secondi, sono spropositate. A questo punto boh, o provo una sorta di best trade Nichissimo, oppure non saprei proprio. GG, da GG così, perché avrebbe potuto provare ad ingaggiare. Va bene, voglio tornare al minuto 20, perché poi è stato quello lì che, diciamo, secondo me ha danneggiato la partita, quel drop. Vediamo un po' sarà questo. Ok, qua aveva ancora l'armata, decide a breve di andare via se non sbaglio. Allora qua c'è un drop, ah, qua c'è questa Helion che è stata lasciata qui per troppo tempo a distruggere, va bene, ma se non sbaglio poi arriva un drop, eccolo qui, questo drop che è arrivato. 1, 2. Diciamo, questo drop arriva ma non fa danni, perché in questa base già si era esaurita. Quindi molto semplicemente viene tutto caricato e portato in quest'altra base. Ok. E beh, qua si tenta di uccidere questi marini utilizzando i CCV. Questo è un errore grossolano. Ecco, qua è stata persa in questo momento la partita. È stata persa in questo momento perché si poteva usare tranquillamente questi marine per poter distruggere questi e salvare la terza base. La seconda base. Va bene, allora, vediamo un po' da dove comincia di consigli. Qua ce ne sono veramente tanti. Partiamo dai punti su cui si può lavorare bene. Per quello che ho visto, c'è un'ottima propensione alla gestione dell'insieme, cioè ci sono tanti gruppi di controllo che possono permettere di avere un'ottima produzione di unità e un'ottima produzione economica attraverso la creazione di SCV. Questo è importante perché insomma, mi capita di vedere tanti replay in cui i gruppi di controllo sono sfortunatamente sottovalutati. In questo caso invece l'idea è che si è già capito l'importanza di quest'ultimi. Partendo da questo punto, io ho fatto quel video introduttivo, anche qua purtroppo mi sono costretto a ripetere sempre le stesse cose. La produzione SCV non si interrompe mai, soprattutto bisogna imitare delle build order. Non dico sempre, comunque, ma nei primi momenti della partita è un sì, le build order dei professionisti vanno imitate, perché comunque sia i primi minuti della partita sono i minuti in cui fare un errore costa carissimo. Allora, se poi dal minuto 10 in poi volete fare quello che volete, ma anche dal minuto 8, per carità, va bene. Però nei primi momenti della partita fare un gas, aspettare di accumularne 300 non ha assolutamente senso, tanto vale che nel frattempo si mina un po' di più e se tanto vogliamo mettere la fabbrica a 5 minuti mettiamo il gas leggermente dopo, non lo mettiamo prima.
Anche lì, per mettere due racks in produzione dopo, insieme ad una fabbrica, un secondo gas, è normale che l'economia subisce un tracollo mostruoso perché non ce la fa poi a sostenere, tutta quella produzione di unità. Quindi è preferibile dare, diciamo, la priorità a delle, a, diciamo, a dei centri di comando aggiuntivi. Quindi mi raccomando, questo replay, diciamo, è pieno di replay di professionisti, guardali qualcheduno, copia queste build order e mettile in atto. Soprattutto poi, se tra l'altro sei un giocatore Terra, quindi a questo lato sei anche abbastanza fortunato perché questo canale fino a poco tempo fa si occupava solo di giocatori Terra, quindi ci sono tantissimi TVT, TVP e TVZ. I giocatori Terra tendono quantomeno ad iniziare o in modo macro, cioè a fare una RAX e poi un centro di comando per poter avere subito un alto numero di SCV, oppure tendono a fare una tripla 1, 13 gas, 20 gas, cioè il primo gas a 13, il secondo gas a 20, poi una RAX, una fabbrica, uno spazioporto. E seguire ad esempio una Banshee con l'invisibilità, che è la build order più semplice possibile. Non ha senso, veramente, te lo dico con il cuore, non ha assolutamente senso tenere delle unità in base per tutto questo tempo e poi andare ad attaccare soltanto quando siamo vicini al max, perché tanto quando andrai ad attaccare anche l'avversario avrà le stesse quantità di unità, tant'è che poi alla fine nell'ingaggio più importante non c'è stata questa netta superiorità. Forse ci sarebbe stata se saresti stata al posto di Marco Pusci, quindi eri in una posizione sopraelevata. Anche lì stai molto attento quando ingaggi. Ti voglio far vedere una cosa. 8 minuti e 15, diciamo 8 minuti e ecco, vediamo un po'. Ecco, metti caso che tu arrivavi adesso con una Banshee, siamo già parecchio, parecchio in là con i timing giusti. Avresti ucciso qualsiasi cosa aveva l'avversario. E se stiamo parlando di una Banshee che arrivava 1 minuto e mezzo dopo quasi, perché insomma una Banshee proxata forse arriva a 6 minuti e mezzo, una Banshee con gas fierce a 7 minuti, una Banshee normale, cioè fatta con una Rax prima del gas, arriva a 7 minuti e mezzo. Quindi in questo momento ti arrivavi con l'invisibilità, c'erano pochissime marine, le potevi uccidere tutti e uccidevi tutti gli SCV. Poi fare una torretta era possibile, però non prima di aver subito un grosso contraccolpo economico, a dimostrazione del fatto, ribadisco, non ha senso stare troppo tempo in base e non sfruttare le unità a nostra disposizione in determinati timing, perché è controproducente. Non vedo perché non utilizzare la Banshee a 7 minuti e mezzo, che è fortissima nel terra contro terra, oppure magari un drop di Marine ed Helion, quando ecco si potrebbe tranquillamente fare. Quindi mi raccomando, hai secondo me delle grosse potenzialità. L'idea che mi sono fatto di te è che hai bisogno di un po' di esperienza in ladder, vacci prima possibile, non importa se perdi le prime partite, ci siamo passati tutti e tutti quanti abbiamo perso. Le prime partite saranno dure, ma poi dopo vedrai che inizierai a familiarizzare con quello che è l'ambiente e sarai anche costretto a giocare un po' più aggressivo e il tuo gioco migliorerà esponenzialmente. Quindi mi raccomando, da questo punto di vista, cerca quindi di fare questo, cioè build order più sensate, imita un professionista, non smettere mai di produrre SCV e cerca di essere un po' aggressivo nelle prime fasi e inizia a farti un po' le ossa andando in ladder. Per il resto, secondo me, ecco, le basi per diventare un ottimo giocatore ci sono e l'importante, insomma, è iniziare a metterne, di buone, già adesso, partendo, insomma, da questa tua buona caratteristica che secondo me è quella di riuscire ad avere, tutto sommato, un buon multitasking. Cerca poi di avere un po' più di game sense in certi momenti della partita, come quello in cui ha perso la natural, perché veramente lì non è giustificabile perdere quella natural. C'erano tantissimi marine, bastava prendere quei marine, andare ad attaccare la medivac avversaria e poi lasciare in a click e vederli uccidere i propri avversari. Va bene. Vi ringrazio Nichissimo per aver postato questa sua partita in questo canale. Come ho detto, mi fa sempre molto piacere quando dei nuovi giocatori si propongono lasciandomi le loro partite e mi auguro, insomma, che a breve lo vedremo di nuovo in azione in qualche partita ladder con un gioco più solido. Io ringrazio tutte le persone che hanno visto questo video e ci vediamo la prossima volta. Buona giornata da Formicotone. Ciao ciao.